È arrivato, ragazzi, è arrivato finalmente, è arrivato. Questo è il mio primo unboxing ufficiale, ma meritava assolutamente. È appena arrivato con Amazon, è un oggetto completamente inutile, ma assolutamente straordinario e voglio aprirlo con voi. Quindi mi sono preparato le forbici. Siamo. Si vede? Si vede? Oh, sì. Allora, non ho potuto fare a meno di ordinarlo, non ho resistito. Appena l'ho visto ho detto che deve essere mio, anche per omaggiare uno dei miei poster giganteschi. E quindi, ragazzi, voglio condividere con voi l'emozione di aprire. Oh, sì, eccolo, il Funko Pop di Jimi Hendrix, ragazzi, versione Woodstock. Cioè, che bello. Allora, i veri collezionisti non li aprono perché poi non lo so, io invece lo aprirò immediatamente. Allora, premessa, a me i Funko Pop mi hanno sempre fatto cagare in una maniera allucinante, ma questo era troppo bello e ho scoperto che hanno fatto un'edizione dedicata alla musica rock, quindi ho ordinato subito questo Jimi Hendrix, che era abbastanza difficile da trovare su Amazon, versione Woodstock quindi, e dopo ho ordinato un altro. Ne ho ordinato un altro, non ho resistito, ragazzi, non ho resistito. E ho ordinato Angus Young degli AC/DC. Vediamo, quello lì arriverà tra qualche settimana, vedremo come sarà anche quello. Ma questo qui è straordinario. Ma che figata! Bello Jimmy Capoccione. Eccolo qui, ragazzi. Sarà la nostra mascotte nei prossimi video sicuramente. Fantastico. Ora, siccome questo è il mio primo Funko Pop in assoluto, non so, dovrebbe muoversi la testa. No, non si muove. Ma che figata, ma è bello forte. Allora, come detto, abbiamo fatto la puntata su Woodstock qualche giorno fa. Lui aveva, si era vestito esattamente così. Guarda, c'ha anche. Guardate, c'ha anche i filini appesi sul. No, ha fatto davvero bene. Chitarra mancina, giusto, riprodotta abbastanza bene. Bello, notevole, notevole. Allora, la Funko Pop cosa ha fatto? Ha messo su una serie di figure e adesso voglio decidere, anzi, aiutatemi a decidere quale sarà il prossimo, perché adesso ho preso Angus Young, ma voglio capire se comprare i Kiss o i Queen. Perché sono belli tutti e due. E ci sono le band complete, quindi c'è tutta la band dei Queen, tutta la band dei Kiss, ci sono i Police, ce ne sono tanti altri. Notevoli, notevoli davvero. Cosa ne pensate? Quale può essere il prossimo Funko Pop da comprare? Non lo so, questi sono davvero è troppo bello. Cioè, forse dovevo trovare quello adatto a me. Adesso lo appoggerò qui vicino al computer. Sul computer, eccolo. E durante i prossimi video ci sarà anche lui con me. Santo cielo. Mamma, se mi stai vedendo, tranquilla, non ho speso tanti soldi, stai tranquilla. Anche se è di edizione limitata, tranquilla, tranquilla. E invece, vedete, guarda, comunque questo qua Pop Rocks si chiamano, se volete comprarli anche voi. E sul sito Funko Pop ce ne sono diversi, quindi potete poi controllarli. C'è anche Elton John con diversi abiti. Notevole, davvero notevole. Va bene. Ragazzi, ho condiviso con voi la gioia di aprire il mio primo Funko Pop, il mio primo Jimi Hendrix, per omaggiare il poster che ho qui alle spalle, che dov'è? Ve lo faccio rivedere. Eccolo. Guarda che bello, Jimmy. Jimmy con Jimmy! Eccoli, guarda! Ah, che bello! Vabbè, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti quale Funko Pop compro dopo.